Salve a tutti ragazzi, qui dal vostro Daniel Street. Siamo sempre su PES 6 alla nostra mitica, meravigliosa Sampdoria. Che allora, cosa deve fare? Deve affrontare il Nacional e l'Independiente, ancora due squadre sudamericane. L'Independiente è già affrontato in Coppa e poi ci sarà la finalissima. Il Nacional è proprio quella che è la prima in classifica perché noi siamo terzi, diciamo così. 6 gol fatti, uno subito, zero sconfitte, quindi nessuna squadra ha avuto zero sconfitte. Poi, che volete di più? Siamo la miglior difesa, il peggior attacco. No, non è vero perché c'è il Cruzeiro, quindi tranquillissimi così. Con la Nacional, guarda, io spererei in un pareggio. Cioè, certo, mi piacerebbe vincere, però. E poi con l'Independiente che non ha più nulla da chiedere, direi. E poi ci sarà la mitica finalissima Sampdoria-Milan. Porca vacca. E vabbè, partiamo. Partiamo così. Sampdoria Nacional. Allora, abbiamo sicuramente un furioso Furious Orlando che bisogna mettere per forza. Poi. Li voglio tutti carichi. Li vorrei tutti carichi. E Orlando è carico anche se inizia a sentire un po' la fatica. Mancini lì. Magari facciamo il cambio. Ci mettiamo uno un po' più tecnico come Brady. Questi qui non so se metterli perché non hanno spazio. Flacchi Viali, Lombardo, Lodetti, eccetera. Eh sì, uno che non trova più spazio è Lombardo, perché con questa formazione è così. Non riesco a metterlo. Quindi Mancini Orlando Furioso? Ci sta. Ci sta, ci sta. E basta. Tempi individuali, come siamo messi? Siamo sempre così. Orlando lo teniamo sempre. Lo teniamo là. Scarone c'è e Castro dall'altra parte, un trio, la CCS, no? Come c'era la Juventus, la BBC, qua abbiamo la CCS. Mi ricordo che quando usavo il Nacional Un saluto a avevo tutti dato gli questo spettatori, nome. è Marco Meccia che vi parla. Bravo Marco Bravo Meccia, signori, stiamo per grande, avere inizio. abbasso un po' Per altrimenti mi pochi sovrasti. saluto Mauro Sandreani che è qui accanto a me. Buonasera Marco, a te E e a tutti i quindi telespettatori. adesso Mi si sarebbe è piaciuto essere in capito campo che la stasera. Samp può Può fare grandi essere una mia cose soddisfazione essere qui a e gli commentare questa spalti partita. sono pieni. Tutto è pronto. Mancini Siamo alla inquadrato, ma fase l'uomo del finale della momento stagione. è Sono ai Orlandone. vertici della classifica Non e ho Scarone che ha avuto una fatto serie 10 di gol in 13 partite, soddisfazioni. infatti può mettere in difficoltà, ma è Orlandone con quello sguardo e quella calzamaglia, non lo so, scaldacollo che ha. Pure i guanti si è Credo che messo. avremo molti No, interventi duri oggi. vabbè, non Le due quelli però. squadre non si amano di certo. Occio perché è forte. Entrambe le squadre È cercheranno di riprendersi assolutamente dopo un lungo favorita la sacco di Nacional. gol. Anche ad arrivare quasi fino in fondo, almeno tra le prime 8, sì, nel girone finale. Nel girone finale, vabbè, eliminazione diretta. Attenzione, ecco, fate, abbiamo già cappellato. 3 contro 3. Madonna, come vanno veloci, come girano velocissimi. Dai, bravo Pellegrini. La palla. Mancini, ok. Facciamo girare palla. Reto Ziegler. Come Sulla sua pressano, destra. porca trota. Orlando. Orlando. Con un buon cross potrebbero segnare il primo gol. Orlando. Controlla bene la palla. Orlandona. Il Sì, pallone per Orlandone la stava Mazzarri sparando chissà viene dove, rimessa dal fondo. eh. Mazzali. Rinvia. Hochwürgeli. È tutto tuo. Orlando deve tenere palla così, bravo. Bravo su Mancini. Attenzione, Mancini è libero. Via. Tentando il via libera, Però è stato falciato, fuori dai, posizione di ragazzi. palo, Questo qua è un tentativo fallo clamoroso. tentativo. Beh, penso che forse abbiano colto di sorpresa la difesa. C'era una marcatura Mazzali piuttosto ancora vicina agli rinvio, uomini. ma ci pensiamo sempre Hochwürgeli. Bravo, bravo, Romano. Romano è un velo Prova a tecnico, sfondare. Brady.
Bravissimo, Orlandone. Oh, strepitoso porca controllo puttana. dallo stretto. Se li porta tutti a spasso e cerca di tirare Questo ancora. rimessa laterale molto pericolosa da fronteggiare per la difesa. Cosa fa? Cosa ha fatto? Ma porca di quella. Devo fare la cosa più semplice. Allora, Nasazzi. Controlla il varco, Guai di ritorna nuovo. indietro, De Leon. Qui sono tutti giocatori, credo, degli anni 50. E qua c'è stato l'errore, Scarone. Ci prova da fuori, Prova il tiretto. senza problemi tra Pagliuca, le braccia di senza Pirlo. problemi. 36esimo, Mannini. Pallone. Dai! Non si può! Serve un cross preciso. Ci Dai, prova raga! di testa. Porca vacca, che palo! Oh, Eccolo in area. non mi ha Che preso colpo! il tasto. Il portiere mi sembra nervoso e deve ringraziare la sua difesa Accidenti, per che averlo palo! fermato. Rapporta la No! respinta, tirerà. Incredibile respinta. Madonna! Va bene. Il primo tempo è terminato. Nazionale è nazionale, Ritornano negli eh? E noi spogliatoi siamo pur Pablo. sempre Gli allenatori hanno molto una da dire ai Sampdoria che giocatori. va bene, cioè, Sentiamo le ho tue impressioni fatto sul primo tempo, Mauro. Ma poche amarosi, sembrano cose. un po' delusi. La loro squadra ha giocato bene, ma non è riuscita a passare Flaccio. in vantaggio. Così, L'allenatore deve a cercare di caso. scuotere gli Boh. attaccanti. Forse Mancini dovevo Si metterlo riparte. Speriamo solo che il trequartista secondo e tempo sia quindi diverso dal primo. togliere Brady, ma vabbè. Ma è Vediamo andata quale così. squadra sarà in grado di passare in vantaggio nel secondo tempo. Minchia, come fanno a girare palla? Come si capisce che questa squadra non è come le altre? Manini non si fa prendere. Il problema è che adesso qua, se non salgono velocemente tutti, allora facciamo così. No, perché poi io li vorrei. Oh. Io li vorrei su questi. Ok. Sì. Palla No. recuperata e tentativo d'attacco bloccato. Pellegrini, bravo. Sì, non bisogna fare Rimontata troppo d'attacco. atteggiamento difensivo, altrimenti, soprattutto con certe formazioni, Tiro. non si riesce. Ci Katanec, prova guarda che ancora. botta. Che culo. Io il muro così non ce l'ho, però, nei tiri. Ancora in possesso palla qui. Splendido gioco di Cubillier, Katanec. Cubillier, Cubillier, Yehgood. Eccellente La giocata passa a difensiva. Hojbjerg. Passaggio intercettato e palla allontanata. Che ha subito Deviazione. dei coglioni. Dai, dai, dai. Troverà lo spazio? E tira? Ma perché non mi va Palla alcune sulla palla. volte? Ottima posizione per un attacco. Non mi va il Difende tasto bene, alcune molto bene a volte. dire il vero. Falcone. Stanno muovendosi molto bene Mannini lungo la che pressione. crosserà. Come l'ha tenuta. Buona Però difesa. In questo caso hanno è fermato il sempre gioco lì. pericoloso. Finirà il cross in modo efficace. Orlandone! Pericolo Orlandone di rigore in ci posizione. arriva Orlandone! Marcatura. Lungo il Incredibile! portiere Incredibile! Che gol! Ma da Finalmente hanno aperto le dove marcature. l'ha fatto? Da dove? Da dove? Ha fatto due Finalmente il passi pallone indietro e poi è ha riuscito ad avere un staccato. contatto interessante. No, vabbè, La partita incredibile. fino a questo momento era stata a dir poco Ma io lo sofferta. salvo, io lo salvo. Ma come si fa a non salvarlo? Petrone Castro. E adesso è il momento di fare dei cambi anch'io. Francis Reto Ziegler per Rijgel sulla fascia per gli ultimi 10 minuti a tenere Stiamo questo giocando risultato per questo gol, vero Mauro? che sarebbe Sembrava incredibile. era quello di cui la partita aveva bisogno per Ora però ritrovarsi. guarda che Deve culo, tenere guarda la che partita culo. qui. Un altro tiro bloccato dal portiere. Si staranno Bravo chiedendo Pagliuca. cosa mai si debba fare per battere Ma un dai, pallone ma non così. sanno manco stoppare un pallone. Sì! Andiamo, 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 Falcone. andiamo, andiamo.
No, Flacchi. Per piacere. Solo 5 minuti al termine dell'incontro, con un 5 solo minuti, gol 5 decisivo minuti, nel quarto 5 tempo. minuti. Urca. Difesa rocciosa in area di rigore. Tentativo Toglierla, della Juventus. toglierla! Un Palla minuto che dentro. dura pochissimo. Ma Palla intanto, dentro per sempre Juventus. Ben Orlando, giocata da sempre Pellegrini. Orlando. Infine, Ma prestazione se non superlativa. mettete like, ma Quanto i veramente. tifosi Ma saranno per Orlando, Orlando vi contenti viene a di casa, vi trovarsi viene a qua. casa. E la E squadra di Pellegrini ve lo sta dimostrando ritrovate nei sogni, nei vostri incubi. quale pensi sia Dovete stato il mettere like, miglior ma mezzo di soprattutto lavoro iscrivetevi nell'ambito se delle siete capitato in possibilità questo che video a avevano quando lo caso. cercavano. Perché dove lo trovate l'Orlandone È arrivato il nazionale momento di di chiudere questa telemarketing telecronaca. direttamente Grazie di cuore a in una Mauro, squadra è di stato calcio, veramente dai. bello essere qui, Marco. E da noi, dal team Konami, Ma poi che fa queste buonanotte a tutti cose, voi. dai, ma ragazzi, cioè, era impossibile fino a poche partite fa. Quindi eccezionale. Attenzione. Salviamo e guardiamo cosa succede prima dell'ultima giornata. Allora, ragazzi, sta succedendo l'impensabile. Perché siamo a 2 punti dalla prima. Ok, eravamo spacciati nelle prime giornate e adesso rischiamo di passare a primi. E questo mi va proprio veramente di condividerlo con voi, perché abbiamo trovato la quadra con la formazione e continuiamo a non subire gol e adesso 1-2 li facciamo anche. Quindi benissimo. Rischiamo di vincere sia Coppa che campionato, cosa non successa con una squadra nettamente più forte, alla fine il Barcellona. Ma vi faccio vedere cosa è successo però in questa giornata. L'Inter soprattutto ha vinto contro il São Paulo, il Milan vabbè, poi ci sono stati dei pareggi e che hanno portato a dei verdetti, ovvero che, ecco, il Marsiglia è fuori, dal Marsiglia in giù, e quindi con ben 4 squadre sudamericane, São Paulo, Santos, Independiente e Cruzeiro, queste non parteciperanno alla fase finale e anche il Napoli ci saluta. Invece, Stella Rossa, Ajax, Bayern Monaco e Milan si contendono. Beh, ci mettiamo anche l'Inter, sono tutte lì in realtà. Può ancora succedere di tutto nell'ultima giornata. E poi il Milan c'ha anche da affrontare la finale di Coppa con noi. Allora, Inter-Napoli, vabbè, l'Inter potrebbe anche vincere. Ajax, Bayern Monaco, perfetto, sono tutte e due a 20 punti. Poi il Liverpool su Marsiglia, ok, il Milan col Nacional, anche questo è interessante. È interessante, molto interessante, veramente, dai. Speriamo bene per noi. E adesso niente. Andiamo. E allora, quindi, che cosa facciamo? Allora, Pagliuca, Pellegrini, Mannini, Briegel. Li cambiamo tutti e due, perché poi abbiamo anche una coppa importante. Direi che ci rimettiamo Platt, Mancini, Francis, Vialli. Orlando Furioso lo teniamo per la coppa. Vediamo un po' se fare Vialli, Mancini. Mannini, ci mettiamo. Dodetti, ma così non ci sono, c'è soltanto un terzino. Lubianski lo può fare l'MCA, come terzini vanno bene loro. E direi Katanec. No, me li devo portare, ragazzi. Poi sembra che non faccio giocare tutti. Ma tanto questi qui non li posso far giocare, veramente sono delle puzze. Ecco, però una cosa che
Bisogna fare questa allora. Platt lo portiamo così. Francis lo teniamo così. Mancini così. Bene. Andiamo. E dall'altra parte, squadra 4-3-3, offensiva, che in campionato non ha fatto molto, però è arrivata in semifinale di Coppa e l'abbiamo battuta. Parco dei Principi, ultima giornata, ultimi 90 minuti. Si sente il pubblico, il pathos. Tutti lì. Amici telespettatori, buonasera. Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco Siamo accompagnate pronti. da un tifo assordante. In postazione qui accanto a me c'è Mauro Sandri. Eccoli. Buonasera a te Marco e grazie. La partita di stasera è uno degli avvenimenti più attesi di tutta la stagione. Eh beh, non vedo l'ora che si cominci. con questo veramente Questa lunga e rischiamo tormentata grosso. stagione è giunta alla conclusione. Dobbiamo vincere per Il giocatore forza scende per in campo per arrivare l'ultima primi. volta in questo campionato. Difficile, però non assolutamente non impossibile. Possiamo vincere. E sperare in un pareggio, forse la migliore differenza 20, non lo so, non me la ricordo. E quindi va bene così. Andiamo carichissimi con Benjamin Sanchez, spagnolito, e andiamo, come Eccoci al sappiamo termine giocare della ormai. stagione. In questi ultimi 90 minuti i giocatori cercheranno senz'altro di ottenere un buon Una risultato. stagione che è Per andare in iniziata, vacanza con il morale alto. diciamo, male, ma per una Funziona questione che l'approccio bisognava della difesa della adattarsi. formazione. È stato Bisognava adattarsi. Io lanciato ero un lodo abituato ad difensivo. andare veloce con il Barcellona, un Giù, rapido lungo gioco, tutto poi mi sono sinistra dovuto traversa. assolutamente Pallone buttato. adattare. Però ce l'abbiamo fatta. E adesso anche i giocatori rispondono meglio. Sanno i fraseggi, sanno fare Bella tutto palla adesso. filtrante sulla fascia. Tenta di Ah, mettere cazzo! rete. E Vialli. Scappa via la palla di pugno. Beh, non l'ha afferrata, ma con una respinta è comunque Ci riuscito a siamo, c'è metterla in Yumin. fondo. Tira. Ah, Troverà lo spazio. Che realizzazione! però! Ah, Sanchez però! torna in vantaggio C'è con il Yumin. pallone. Un 15 tiro minuti che. giocati. Vabbè, ed è diventato un Non se ne passaggio può più involontario sostenere e la Mancini la partita. mette dentro. Molti Top. tifosi stavano aspettando con A posto. 15esimo, 1-0. Benissimo. 1-0. Sicuramente vorranno Andiamo così. mantenere questo vantaggio. Frizza Buruciaga. Della Mata, Juan della Mata, se ne fa. Ocio. Passa indietro al È portiere. rischioso, ma ci siamo, tranquilli. Bravissimi. Reto Ziegler. Dai, corri, 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 Mancini. Con un buon cross potrebbero segnare un altro gol e Fallo? non credo che gli No? dispiacerebbe. Vabbè. Strepitoso Attenzione. controllo nello stretto. Bravo, c'è Yumi, tieni. Li Ha riconquistato il pallone teniamo lì. immancabilmente. Ma no, no, ma andava bene. Andava bene, ce l'avevi lì, Mancini. Su. Ha Ok. portato il pallone in avanti. Vialli. Era solo. Bravo, si prende il fallo, ma norma del vantaggio. Cosa si inventerà qui? Palla fortissima. No, no, La no. messa sotto la No, ma traversa, come nemmeno lontanamente spreca? vicino al bersaglio. Ma come spreca? Ma Il sei un portiere potrebbe balordo, chiedere sei. spiegazioni alla propria difesa per averlo lasciato tirare. Pochi minuti alla fine del primo Reto tempo, con Ziegler, le due squadre Orsi. divise da un solo gol. È velocissimo. Molto attento, devo stare attento. La squadra Sta cercando concentrata. l'aiuto. Grande occasione per pareggiare. Ed è fuori, fino al prossimo Bravissimo! rigore. Aia, Vialli. Flacchi. Orlando Furious. Vediamo, È iniziato il vediamo. primo cambio della partita. L'unico
l'unica opzione era effettuare questo cambio, vero Mauro? Sì, dovevano sostituire il giocatore infortunato. Ok. Ora vediamo anche le altre partite, perché forse sono tutte in contemporanea. Attenzione. Napoli-Inter 0-0, Bayern Monaco, Ajax, primo tempo 2-1 per l'Ajax, attenzione. Poi abbiamo il Milan, no, la Roma sta vincendo, no, peccato. Vabbè, vabbè, ma noi continuiamo, pensiamo a fare sempre meglio. Poi vi ricordo, fase finale. Faremo un'estrazione, la vedremo nel prossimo video, dopo l'ultima partita, la finale di Coppa. Facciamo l'estrazione, che sarebbero le 8 di un girone che affrontano le altre 8 del girone. E direi non in una Coppa Reebok, perché la Coppa Reebok è soltanto andata, ma ne faremo andata e ritorno. Porca troia. Bravo Celiumi. Un pochettino più forte e vabbè, dicevo, andata e ritorno con i gol in trasferta, come era. E dai, rigore quello lì, ma è rigore, troppo, però ci arriva. No, ho sbagliato. Vabbè, e quindi estrazione, come viene viene. Eh certo, questo qua è fallo, ma cagare, va. È il momento, Orlando Furious. Bravo Mancini. Quindi sarà una bella cosa l'estrazione. Potrebbe anche capitare le due nostre, ovvero Samp. Bravo che cerca di superarlo. Ovvero Samp e Barcellona potrebbe capitare subito. Adesso però non ci dobbiamo distrarre ancora. Lo atterro. E così si prende il suo primo giallo dell'incontro. Sembra una decisione severa. Entra Eric, posto di pavoni, trofeo. E questo è ciò che più conta per l'arbitro. Dai, ma chiamatevela. Subito lì, pronti. Stanno scendendo sulla fascia destra. Eccolo in area. Bravo Pagliuca, sicuro. Si staranno chiedendo cosa mai si debba fare per battere il portiere. Ok. Sì, bravissimo. Buon possesso Flacchi. Durante il contrattacco. La fa filtrare al centro. Come si sono chiusi. Stecca Orlando. E procura un infortunio. Il giocatore colpito è ancora terra, fortunato, e l'arbitro potrebbe tenere 42 anni per lui. Visto quello che ha fatto, ha preso soltanto un giallo e può considerarsi Bertone. Facciamo l'ultimo cambio. Francis, e ci mettiamo Jugovic. Ha letto perfettamente la situazione. 87esimo, aia, come steccano tutti quanti adesso. Nessun dubbio che si sia trattato di un brutto tackle, ma l'arbitro non ha fatto eccezioni e lo ha ritenuto meritevole del cartellino. Questa è la loro No, è finita. Il recupero. È svanito il sogno. Già si è scartati tutti. Hanno recuperato in estremis dopo essere stati in svantaggio. Da non crederci, ma. C'è sul recupero. Palle. Potrebbe diventare interessante. Dai. Riuscirà a trovare lo spazio? Dai, ecco il fischio finale. La partita è finita. Niente ragazzi, al novantesimo ci ha fatto gol. Forse non eravamo così concentrati in questo ultimo incontro, ma va bene uguale. L'Inter vince sul Napoli, l'Ajax vince sul Monaco.
Liverpool Marsiglia 1-1 di Milan. E vabbè, comunque il National avrebbe vinto, quindi a posto. E quindi occio, eh? Occio! Occio, perché potremmo fare uno scherzetto al Milan, perché il Milan, perdendo così, non è matematicamente sicuro, non è tra le prime sette probabilmente. Adesso vediamo, eh? Vediamo. Attenzione, attenzione. Queste sono classifica finale. Quelle che passano, le prime sette. E poi, vabbè, poi però c'è il Milan come ottava. Perché? Perché la stella rossa, fammi vedere la stella rossa cosa ha fatto. Mica va a perdere contro il Sao Paolo, quindi anche la stella rossa ci saluta. Quindi, in ogni caso, anche se la vinceremo noi, no? Anche se la vincessimo noi la Coppa, comunque il Milan qualificato, perché è arrivato ottava. Pari merito col Bayern Monaco, poi Liverpool, Boca Junior, Ajax, Inter, Sampdoria e Nacional, facciamo i complimenti al Nacional, ma noi rimaniamo lì come miglior difesa e senza sconfitte. 9 pareggi, anche squadra con maggior numero di pareggi. Niente ragazzi, allora io vi dico soltanto di lasciare un like, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo alla prossima con finale di Coppa, estrazione. E così iniziamo poi la fase finale. Dai, ciao!